piazza Alessandro Manzoni. In origine era lo spazio libero da costruzioni e vegetazione che divideva la città dalla cittadella signorile. Nel 1470 Jacopo III a Piani fece costruire l'ospedale a fianco della chiesa di San Giovanni Battista, ora della Misericordia. 100 anni dopo, il suo pronipote Jacopo VI provvide ad ampliarlo e ad affidarne la gestione ai Fatebene Fratelli, seguaci di San Giovanni di Dio. Nel 1557 la chiesa preesistente, caduta in rovina, fu restaurata per ospitare i frati francescani, che l'anno dopo si insediarono nell'attiguo convento da loro costruito, ora in via di ristrutturazione per ospitare la biblioteca della città. I francescani vi rimasero fino all'inizio del periodo francese nel 1806. La chiesa a una sola navata occupa la parte centrale della piazza. Sembra che sia stata eretta nel XIII secolo, come dimostrano i reperti nel retro absidale e la facciata in filaretti di pietra calcarea alberese. All'interno si possono ammirare due crocifissi lignei, scolpiti e dipinti di notevole valore. Il primo del secolo XVI sull'altare maggiore, il secondo del secolo XV nella vicina cappella. Fino ai primi anni dell'Ottocento, la piazza esterna alla chiesa si presentava pianeggiante e si alzava rapidamente di livello alla confluenza con le mura che cingevano la cittadella. Furono i Bonaparte Baiocchi a disporre il livellamento della piazza, conferendole una sensibile pendenza. Di conseguenza, per accedere alla navata della chiesa si dovevano scendere alcuni gradini. Quando nel 1865 la chiesa fu data in gestione alla Misericordia, il pavimento fu elevato per portarlo a livello della piazza adiacente.